Buongiorno Buongiorno! ragazzi, buongiorno, siamo tutti qua in linea per questo incontro. Contro? Questa mattina c'è stato un altro Contro incontro, The Ice un film per la fascia di Sant'Augusta, invece questo momento è dedicato Tale. Al alla film fascia di Montebaldo. Montebaldo. Con il film Come Niente, che verrà presentato dal produttore Fabrizio Saracinelli. Buongiorno Buongiorno Fabrizio, Fabrizio. buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno. Tutto bene? Tutto Ci benissimo. siamo incontrati un attimo prima per verificare che tutto funzionasse e abbiamo così un po' iniziato a chiacchierare. Noi diciamo sempre ai ragazzi che tecnicamente dobbiamo essere preparati per accogliere anche loro e quindi abbiamo iniziato a chiacchierare con te proprio della tua funzione, l'essere produttore di un film che è un film indipendente, è un film di un grande valore contenutistico. Noi siamo rimasti molto emozionati da questo film. Devo dire che a me ha toccato in particolare quando l'abbiamo scelto proprio perché permetteva ad ognuno di noi di pensare a qualcosa, a tanti temi che tu insieme al regista, ovviamente, a tutta la troupe, allo sceneggiatore, eccetera, ci potete permettere di pensare a qualcosa che ci possa interessare particolarmente. Allora, la tua funzione come produttore, ma non solo come produttore, perché abbiamo scoperto che tu sei anche un bravissimo Insegnante. insegnante e quindi magari qualche Bravissimo, lo studente. Dici un po' la tua esperienza e poi parliamo del film. Ma diciamo, allora, intanto buongiorno a tutti, mi fa piacere essere qui con voi e parlare del film, parlare anche con i ragazzi e ovviamente con il festival, perché sono sempre delle occasioni importanti per parlare di cinema. E nel caso specifico, diciamo, quello che cerco insomma di trasmettere, quello che conosco un po' meglio, è il discorso appunto produttivo, cioè come nasce un film, tutte le varie fasi dallo sviluppo alla preproduzione, alla produzione, alla post-produzione. Io diciamo, sono il presidente di questa piccola società che ha sede nelle Marche, e che da una decina, 12 anni, si occupa sia di service, cioè noi accogliamo, diciamo, le produzioni, soprattutto le grandi produzioni che vengono a girare nelle Marche, e poi da appunto 5-6 anni abbiamo iniziato anche a produrre noi. Produrre in realtà, sai, è una cosa un po', diciamo, particolare, perché c'è varie componenti, quindi si parte dall'idea che un film purtroppo ha bisogno di un budget, cioè ha bisogno di soldi. Assolutamente, sì. Quindi diciamo che il produttore, soprattutto il produttore indipendente, non parliamo dei vecchi produttori, diciamo che c'erano una volta, che erano anche molto ricchi, quindi avevano dei capitali da investire, Investire. diciamo, familiari, mettiamola così. Poi nel tempo questa figura si è un po', purtroppo, dico anche, un po' sparita, e quindi siamo in realtà proprio degli accentratori, quindi convogliamo forze economiche che possono essere private, pubbliche. Poi chiaramente investiamo anche noi, diciamo, come società, però il lavoro del produttore è un po' quello di coordinare tutto il lavoro, inizialmente del budget, cioè molto volgramente dei soldi, cioè Certo, quelli sui che soldi. servono per costruire un film, e poi che è quella che in realtà mi diverte anche un po' meno. Poi invece la fase quella più interessante è quella di trovare la troupe, di trovare un regista, di coordinare, diciamo, tutti i vari reparti prima che inizi la fase di produzione. Poi c'è una fase molto molto importante, che è la fase della distribuzione. Noi siamo Certo. anche dei piccoli distributori, abbiamo distribuito tre film, diciamo, prima di Come Niente, Non che ha niente. avuto in questo caso diciamo, la spinta fondamentale invece di una casa di distribuzione importante, che è Minerva. Minerva Pictures Certo. è una casa di distribuzione molto importante in Italia, e quindi il fatto che loro abbiano
ovviamente valutato il nostro film e poi distribuito, ha fatto sì che insomma il film anche in questo momento nelle piattaforme abbia avuto un bel percorso. E poi ecco l'ultima parte che dicevi, la parte insomma dell'insegnante, della docenza, è quella che anche quella mi interessa molto. Sono il docente di un corso di cinema all'interno di un'accademia che si chiama Accademia Poliarte di Ancona, un'accademia di belle arti, e niente, insomma questa è un'altra sezione che però, Fabrizio, è importante, perché noi diciamo sempre che lo stare insieme alle nuove generazioni ci permette anche di vedere un mondo diverso, ci permette di anche avere la possibilità di produrre, poi ovviamente di accompagnare i giovani registi, le nuove generazioni di maestranze verso una visione prospettica professionale che è diversa, no? Sì. Come dicevamo prima, il cinema è un mondo talmente ampio che può essere anche valutato in modo strano, o comunque abbiamo degli esempi di grande cinematografia e di non professionalità che porta a non capire a volte i ragazzi dove percorrere, quale percorso anzi fare. Quindi in qualche modo questa tua attività diventa importante, penso, per le nuove generazioni, come cerchiamo di farlo noi nel nostro piccolo, facendo un festival che permetta di vedere dei prodotti di grande qualità, come ad esempio il film di cui oggi appunto parliamo. Come è nato questo film, Fabrizio? Nel senso che da cosa nasce e quali sono state appunto le difficoltà in primis, ma anche le positività che questo film vi ha permesso di portare alla realizzazione? Grazie della domanda, perché diciamo come nasce un film è sempre la parte, come dicevo prima, più interessante, più anche coinvolgente. Il film era, lo dico perché poi in realtà è stato girato praticamente durante la pandemia. Noi abbiamo fatto il primo Chuck l'8 giugno del 2020, non so se vi ricordate. Sì. Cosa succedeva fino a maggio, e diciamo da febbraio, i primi lockdown erano a marzo. Noi avevamo in realtà in gestione in sviluppo, come si dice, questo film dal 2019, dall'anno prima, ed era nato molto semplicemente da un mio, diciamo, sopralluogo, perché poi tra le altre attività per delle grandi produzioni faccio anche location manager, cioè mi occupo di trovare le location per le produzioni, quelle un po' più grandi, anche internazionali, che girano diciamo nelle Marche o nel centro Italia. E quindi girando per un altro film, praticamente mi sono imbattuto in questo paesino, uno dei tanti paesini colpiti dal terremoto del 2016, in particolare si chiama Pieve Bovigliana, paesino sperduto nei Sibillini, che però aveva questa caratteristica, cioè aveva questo blocco di casette, che sono le casette dei terremotati, si chiamano SAE, cioè strutture abitative d'emergenza. Forse l'avete visto in qualche servizio, no, TV, sono purtroppo sparse in tutta Italia, dal Veneto appunto fino alla Sicilia. E è una situazione abbastanza strana, perché tu vedi queste casette tutte uguali, incastrate nella montagna, c'è una strada, e poi nella parte destra il paese distrutto, completamente distrutto, col campanile crollato, eccetera. Avevo già visto ovviamente le zone, ero stato all'Aquila addirittura per un servizio degli anni prima, ho visto anche zone terremotate anche molto più distrutte, parliamoci chiaro, proprio le Marche, a parte Arquata, alcune zone non hanno subito, dei danni strutturali, per esempio non ci sono state vittime certo. È stata una tragedia perché hanno perso la casa, però diciamo questa cosa è stata più visiva, e quindi
tornando in ufficio, poi con i ragazzi, ho cominciato a parlare, dico, guarda, c'è un posto clamoroso, ho fatto vedere delle foto. E poi da lì, con la sceneggiatrice a questo punto, perché poi io faccio tutt'altro, quindi non so, sono autore del soggetto, ma mai della sceneggiatura, perché voi lo sapete meglio di me, che insomma, scrivere una sceneggiatura è una cosa molto difficile, molto, molto complicata, sì. Molti si avventurano, no, in sceneggiature pensando che sia la cosa come scrivere un romanzo, invece non lo è. Noi abbiamo una ragazza giovanissima, marchigiana, che è una sceneggiatrice, insomma, professionista, e gli ho detto questa cosa, dico, ma sarebbe interessante raccontare una storia, l'idea era esattamente questa, cioè raccontare il territorio non parlando del terremoto. Cioè non doveva venire fuori il fatto che c'era stata una tragedia, cioè sì, si vede. Si percepisce. Però questa cosa un po' anche di sono stati raccontati in vari documentari, docufilm, c'è stato di tutto. Certo. E invece io parlando proprio del fatto di tirare fuori questa cosa con una storia completamente inventata, perché diciamo non c'è nessun aggancio con la realtà, ci siamo veramente inventati i personaggi strada facendo, raccontandoci, quindi è nata qui in Guasco, noi siamo qui in società, cioè abbiamo una stanza dove ragioniamo e pensiamo, un pensatoio dove c'è un tavolo, esatto, la stanza del pensatoio, esatto, c'è un tavolo, c'è un soffitto dipinto di azzurro, e c'è questo tavolo grande dove siamo in 10-12 e ci raccontiamo, diciamo un po' quello che ci viene in mente, chiaramente raccontandoci quello che potrebbe, certo, essere poi il film. Il film è nato esattamente così. Questa è stata proprio la genesi iniziale. Poi ovviamente è entrato Franco Pini, sono entrati i ragazzi. Per esempio la storia della ragazzina che gioca a calcio era più una cosa che ho diciamo dato uno spunto io, un po' perché c'era questa cosa del calcio femminile, sì, che era esploso, no, l'anno scorso, così, sì. Ma mi sembrava un tema anche interessante legato allo sport, sì. e al calcio, che normalmente è visto solo, no, come uno sport maschile, ma invece è molto interessante anche dal punto di vista femminile. Quindi poi c'è la ragazzina, gli alieni, c'è tutta una serie di argomenti. Sì, esatto, sì. Esatto. È stato un lavoro molto, molto interessante anche per, e qui dopo mi taccio, aspetto le vostre domande, la troupe, è stata, allora la sceneggiatrice ha 25 anni, tutta la troupe è, diciamo, a parte io sono proprio il più anziano del gruppo. Ci deve essere sempre uno più vecchio. Ci vuole sempre un po' uno che tiene le redini, e poi diciamo i capi reparti tutti under 30, quindi è stata un'operazione che sono stato molto contento, molti anche alla prima esperienza, certo, però compreso il regista, sì, difatti, che era un mio ex studente chiaramente della Poliarte, quindi uscito appena dal triennio di Poliarte, e l'ho buttato subito in mezzo ai leoni immediatamente. Allora qui con noi invece si è agganciata la classe seconda ASC di Scarpa Mattei, che bene, adesso a cui diamo, ecco, subito la parola. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Dici chi sei? Sono Calle Garmirco, della classe seconda ASC dello Scarpa Mattei. E dov'è lo Scarpa Mattei, per spiegare a Fabrizio? A Fossalta di Piave, in Veneto, in provincia di Venezia. Ah, ok. Dici la cosa. Voi avete visto il film, giusto? Sì. Dici che cosa, qual è la domanda che... Cosa l'ha convinto a produrre questo film? Per caso ha anche una scena preferita? La scena preferita l'ho capita. Qual era la prima domanda? Scusami, Mirko. Cosa l'ha convinto a produrre questo film? Ah, ok. Ma allora, intanto raccontare quel territorio,
Cioè, secondo me, dovete pensare che spesso i film nascono anche, non sempre, però alcune volte legate proprio a una scelta del posto, del territorio, sono vincolate a, diciamo, alle location esterne. E come dicevo prima, all'inizio questa cosa delle casette incastonate in una zona molto bella che io conosco, che è la zona dei Sibillini. Calcolate che io vi parlo da Ancona. Ancona è una città di mare, Pieve Bovigliana sta incastrata sulle montagne, sono un'ora e mezzo di macchina da qua, quindi è un viaggetto ogni volta arrivarci, però diciamo che il fatto di raccontare quella situazione attraverso un film, attraverso una fiction, attraverso una commedia, è una commedia drammatica, però è sempre una commedia, perché ogni tanto spero che anche voi magari qualche sorriso l'abbiate fatto. Quindi l'idea era raccontare anche una certa leggerezza ed ironia, un argomento anche abbastanza complicato, che non è solo le casette che sono di sfondo, ma tutto quello che succede ai ragazzi. E la scena che forse mi ricordo con più, perché ecco una cosa che vi dico, allora il produttore, i produttori quelli ricchi, non io, no, nel senso, no, quelli, scherzo, no, quelli, i produttori, quelli molto più importanti o che non hanno avuto un passato come ci ho avuto io di operatore. Io ho fatto per 25 anni l'operatore, quindi sono un tecnico, ho lavorato per la Rai, ho fatto insomma tanti lavori come tecnico, quindi quando vado sul set non sto mai fermo, seduto e guardo quello che succede. Cioè, questo vizio per cui spesso mi riprendono a scaricare furgoni, a caricare cose, a montare macchine, eccetera. Quindi non so se vi ricordate la scena di lei quando si Valentina, in realtà Valentina Bivona, che è la ragazza 14enne, Greta, si immerge in questo lago pazzesco che sta in mezzo alle montagne, che si chiama adesso non mi ricordo, comunque insomma sta vicino a Pieve, Bocca Fornace si chiama, e praticamente l'acqua era gelida a dire poco, lei praticamente era in costume e c'è la macchina da presa che la segue, e quindi praticamente io insieme all'operatore, l'aiuto operatore, io avevo paura che lei magari scivolasse o che ci fosse qualche problema, perché lei praticamente va sott'acqua e l'acqua del lago lì non è proprio, come dire, a parte che è torbidissima, quindi diciamo quella scena lì me la ricordo, perché quando poi dopo lei è riemersa, grandi applausi, e insomma, siamo usciti vivi senza danni e senza usare l'assicurazione che abbiamo in casi estremi, diciamo. Quindi diciamo quella è stata una scena molto greca, tra l'altro immortalata da alcune foto di backstage che noi abbiamo, dove si vede l'operatore che chiaramente si è spogliato, perché chi aveva il costume, che però ripeto l'acqua era, non so, forse 5 gradi, era una roba micidiale. Ecco, quella è stata una scena complicata, ma non eccessivamente, però anche divertente. Invece avete altre domande da porgli? Circa il budget del film. No, puoi ripetere perché adesso la prima parte. Quanto è costato più o meno il budget del film? queste sono domande molto tecniche. Tecniche. Loro il sono budget. Un istituto proprio tecnico, devo il dire. Budget, quindi... sì. Allora, io di solito non mi sbilancio mai, ma non perché... non parlo, diciamo, di soldi in particolare. Diciamo che questa è stata un'operazione un po' particolare, perché appunto era sotto pandemia, quindi avevamo tanti timori anche sul discorso proprio del Covid, di come dovevamo affrontarlo. Probabilmente me l'hanno detto anche, insomma, diciamo a Roma altri colleghi, siamo stati i primi a partire in Italia, cioè. Poi dopo, credo la settimana successiva, è partita una produzione a Roma, però diciamo in Italia
diciamo l'8 di giugno, calcolate che fino a maggio non si riusciva a stare dentro casa, quindi non abbiamo fatto un'operazione normale. Questo è un film che, diciamo, come costo ha un costo abbastanza basso, cioè intorno ai 200-300 mila euro. Calcolare, adesso questa è una domanda che invece faccio a voi, un film, diciamo, italiano medio, diciamo, secondo voi quale potrebbe essere un costo di un film che voi vedete normalmente al cinema? Adesso non parlo di un colossal americano, della Marvel, della Disney, un film italiano medio, secondo voi quanto potrebbe costare? Mirko, dimmi. Ragazzi, rispondete, non abbiate paura di... Dai, sparate una cifra. 800.000, un milione. 800.000 euro, ok. Gli altri ragazzi? Confermano anche loro. 800.000. Okay. Allora, dunque, con 800.000 euro, diciamo, purtroppo si fanno piccoli film, cioè diciamo che, ecco, per darvi un'idea, il ministero, il MIC, quello che una volta si chiamava MIBAC, adesso si chiama MIC, cioè il Ministero della Cultura e la Direzione Generale per il Cinema, individuano i film difficili, cioè i film, adesso si dicono film di formazione, i film sotto il 1,5 milioni di euro. Cioè sotto 1,5 milioni sono i film, diciamo, piccoli o piccolissimi. Un film italiano, adesso vi faccio un esempio proprio pratico, ho partecipato a un film con la mia, io ho diverse mansioni all'interno dei mestieri del cinema, uno di quelli che mi diverte di più, che faccio da ormai 25 anni, è il capogruppo. Il capogruppo, chiamato tecnicamente, si chiama organizzatore scene di massa, cioè quello che organizza le scene di massa, cioè le comparse. Cioè, avete presente quando ci sono le scene con tante persone, ma anche quando ce ne sono 5, 8, 12, 25? Ecco, lì c'è una persona che si occupa di organizzare quelle scene lì. Io faccio il capogruppo da tanti anni, ho fatto, insomma, tanti film. L'ultimo, in ordine di tempo, come capogruppo, non come produttore, è un film con protagonista Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Forse qualcuno, i ragazzi giovani conoscono Benedetta perché ha fatto Baby, ha fatto, insomma, diverse serie e film, ed è giovane, è un 98, quindi con Benedetta Porcaroli, regia di Giuseppe Piccioni, un film Rai Cinema che abbiamo girato ad Ascoli, che si chiama L'ombra del giorno, che ancora deve uscire, ovviamente. L'abbiamo girato da marzo-aprile, e quel film lì aveva più o meno, poi i produttori non dicono mai le cifre esatte, però insomma stava intorno ai 7-8 milioni di euro, per darvi una dimensione. Se qualcuno di voi ha visto Freaks Out, qualcuno di voi ha visto Freaks Out? No. No. No, vabbè. È un film italiano che è uscito, che adesso anche adesso in sala, di Gabriele Mainetti, che è un giovane regista, che aveva fatto un po' di anni fa, lo chiamavano Gig Robot, non so se qualcuno di voi l'ha visto, forse no. Questo film qui è uno dei film più costosi della storia del cinema italiano. Noi l'abbiamo incontrato qua ad Ancona qualche giorno fa, ci ha raccontato anche la genesi del film, quante settimane. Per esempio, ecco, una domanda, secondo voi, come niente, quante settimane di riprese, adesso giro sempre, faccio il mio... fai bene. Ribaltiamo la funzione. Docente. Quante settimane potrebbe aver fatto, cioè girato il film, secondo voi? Mi piace questa cosa che si guardano con aria. Sparate un numero, dai Mirko. Quanto? 6 mesi. Sei mesi? No, troppo. Grazie alle produzioni. Troppo. No, però voglio dire, questo per dire, capito, sei mesi,
Allora vi faccio un esempio, io non so se si vede qui dietro, c'è una locandina, no, di qua dove sta, la locandina di un film che si chiama La stanza del figlio, un film di Nanni Moretti dove io facevo il capogruppo che ha vinto Cannes, film del 2001, quindi pensate quanto sono vecchio io. Quel film lì è durato più o meno 6-7 mesi, che è stato un record assoluto. Cioè, calcolate che per esempio il film, quello che vi dicevo con Scamarcio, è durato 6 settimane, quindi un mese e mezzo, un film Rai Cinema. Come niente, vabbè, ve lo svelo io, con dei miracoli che di solito facciamo noi della Guasco in produzione, perché questo era un film complicato, l'abbiamo girato in 3 settimane. Siete stati proprio bravi, devo dire. Questo sì, questo me lo dico da solo, nel senso Perché che 18 giorni sono veramente pochi, si gira dal lunedì al sabato, l'orario di set sono 9 più 1, poi c'è il continuato che si fa il sabato, quindi si girano 10 ore, però c'è un'ora di pausa, quindi sono 9 ore effettive. poi voi avevate a che fare con ragazzi, quindi anche con minorenni, c'è tutta una La problematica anche procedura, sì. legata a una procedura particolare per i minorenni, quindi insomma direi che siete stati proprio bravi a Girarlo così girarlo così velocemente. velocemente. Faccio una domanda Sì. anche tecnica, è logico, noi la scorsa settimana abbiamo parlato con il nostro responsabile della Regione Veneto dell'Ufficio Cinema, parlando anche proprio di Film Commission. Le Marche hanno una Film Commission abbastanza, insomma, non giovanissima come quella veneta, ma abbastanza giovane come Film Commission. Vi ha sostenuto in questo percorso perché poi diventa fondamentale anche quello. Allora, no, questo la racconto perché diciamo anche diciamo, un esempio di come si possono fare i film anche non ricevendo nessun tipo di contributo Tipo di pubblico. contributo. Nel 2019 esce un bando della Regione Marche, della Film Commission, quindi con dei fondi PORFESR per il cinema, per il cineturismo, eccetera. Noi partecipiamo. Vi dico anche che nei 2 bandi precedenti, cioè 2015 e 2017, li abbiamo vinti entrambi con 2 nostri film. Ok, quindi diciamo a parte che abbiamo girato in Sardegna, Ovviamente, certo. conosciamo le Film Commission e partecipiamo ai bandi da almeno 10 anni. Ma diciamo, in questo film ci sembrava quello boh, che avesse più. Anche dal punto di vista proprio commerciale, Sì, diciamo, certo. un certo riscontro anche per oggi. Siamo arrivati ultimi, cioè la commissione ha valutato, diciamo, non bene il nostro progetto, che poi era chiaramente quando si presentano i progetti, c'è dentro il cast, c'è dentro la troupe, ci sono le lettere di Certo. intenti. C'è la distribuzione, c'è tutta una serie di elementi, no, che le Film Commission valutano per poi poterti dare un fondo. Noi abbiamo accettato di buon grado un giudizio negativo che è arrivato a settembre-ottobre Nel 2019. 2019. Poi noi stavamo valutando il che fare, perché mi sembrava veramente un peccato non far partire un progetto del genere. Scoppia la pandemia, diciamo a febbraio, no, dell'anno scorso, ci rintaniamo dentro l'ufficio, non potevamo neanche uscire, però in ufficio potevamo venire perché abbiamo un codice, il 5911, che ci ha permesso tutti i giorni Di riuscire a lavorare. di venire a lavorare. Quindi non potevamo fare sopralluoghi perché comunque era fuori comune, però per lavoro ci potevamo spostare. Quindi, e in quei 2 o 3 mesi ci siamo un po' guardati negli occhi e abbiamo detto: ma proviamo a farlo comunque. Cioè, questo è un po' anche lo spirito Sì. del cinema indipendente, cioè il fatto di
di trovare la voglia, l'energia, come dire, anche la passione, anche un po' di guasconeria, ci chiamiamo guasco non per niente, un po' di, così dire, di essere un po' guasconi e di rischiare un pochino, di così trovare le forze per metterlo in piedi lo stesso. Esatto. Per quindi portare avanti un progetto. Esattamente, quindi è quello che dico sempre anche ai ragazzi quando mi dicono perché vogliamo fare, non so, un cortometraggio, però abbiamo il telefonino piuttosto che la reflex da 200 euro. Fatelo lo stesso. Cioè mettetevi in gioco su dei progetti anche piccolini, fatti tra di voi, fatti in classe, fatti tra gli amici, inventatevi delle cose, scrivete delle storie. Ne parlavamo, difatti ne parlavamo anche con gli altri registi degli altri film, no? Spesso emerge questa cosa, cioè sperimentatevi, poi sì. Sarà quel che sarà il futuro, poi noi non possiamo prevederlo, bisogna impegnarsi affinché uno possa arrivare a certi livelli, però insomma è importante che in qualche modo uno inizi a sperimentarsi. In fondo lo hanno fatto i grandi cineasti del 1940, del 1950, perché non farlo noi che abbiamo tecnicamente anche delle possibilità diverse. Beatrice, una cosa che da giovane vuole sapere. Ok, vai. Un operatore in media quanto costa? Assolutamente, scusami. Ma ha tirato giù, non vedo più niente, ma hanno tirato giù. Dimmi, scusami. No, in media quanto costa un operatore di macchina? Allora, ci sono delle tabelle che sono dei minimi sindacali. Questa è la materia che poi insegno io all'Accademia, quindi gli faccio vedere le buste paga, gli faccio vedere i contratti. E quant'altro. Una domanda anche interessante, perché io li stuzzico col fatto che le nostre paghe, mi ci metto anch'io quando non faccio il produttore, quando invece li prendo, sono sempre più contento prendere che dare, però insomma, comunque diciamo che un operatore di macchina che è un normalmente diciamo che non è il direttore della fotografia. Il direttore della fotografia è un livello 7, l'operatore di macchina è un livello più basso, il 5, qualche volta il 4. Praticamente le paghe per il nostro contratto sono settimanali. Questa è una cosa che deve sapere, anche i ragazzi lo devono sapere. Perché voi dite, ma perché non pagate mensilmente? Cioè non pagate a fine mese come in tutti i lavori normali. Ma questa è stata una battaglia anche sindacale, il fatto che l'incertezza del lavoro, il fatto che purtroppo le produzioni alcune volte si interrompono, hanno problemi a sostenere film soprattutto lunghi, e allora già, diciamo, 50 anni fa, eccetera, quando c'era all'inizio di Cinecittà, eccetera, hanno cominciato a ragionare su settimanali. Molto semplicemente, ragazzi, se alla prima settimana non arriva il bonifico della prima settimana, il lunedì non te ritrovi nessuno. Molto semplicemente. Quindi diciamo che, allora, per tornare alla domanda dell'operatore, io vado un po' a memoria, però diciamo che un operatore come minimo sindacale viaggia sugli 800-1000 euro a settimana. Voi direte, mazza, dico, perché poi in quattro settimane sono 4.000 euro al mese. Per qualcuno di voi che è ricco, magari è uno stipendio base, ma in realtà sono dei begli stipendi. Calcolate che io ho parlato di minimi, perché un operatore, diciamo, con esperienza non accetta un lavoro a 800 a settimana, ma te ne chiede magari 1.300 o 1.500. Un direttore della fotografia, ragazzi, cioè quello che, non so se sapete la differenza un po' tra il direttore della fotografia che sta in macchina, che fa l'operatore,
mentre invece l'operatore ha il direttore della fotografia che non sta in macchina. Comunque, il direttore della fotografia, quello che organizza un po' tutto il set dal punto di vista fotografico, è uno degli stipendi più alti del set. Di solito si fa addirittura forfait, oppure si fanno dei settimanali da 2, 3, 4 mila euro a settimana. Certo, sicuramente. Cifre importanti, insomma. È un po', no? Sono quelle funzioni importanti all'interno delle produzioni, sì, perché di fatto sono indispensabili per il regista, che spesso non è un tecnico, e succede, e quindi, ma anche. Noi diciamo sempre, noi abbiamo una parte che non fa parte del festival, ma non fa parte del festival, facciamo anche montaggio. Tante volte noi diciamo che il montatore diventa significativo a volte per un film e per la buona riuscita di un film. Il regista spesso ha delle incertezze che invece il montatore non ha, perché ha una visione totale di tutta la produzione di clip. Ci sono altre domande, ragazzi, che vi piacerebbe fare a Fabrizio? Anche sul film, eh? Sì, difatti noi stiamo parlando sull'aspetto produttivo, che a loro interessa molto, eh. No, ma per me va bene tutto. Chiedetemi quello che volete su qualsiasi cosa, dagli attori al film, insomma. La signora vestita di bianco, dove Caterina le ha dato il disegno, cosa voleva rappresentare, che poi compare anche alla fine? Guarda, io allora a questa domanda sarebbe stato perfetto il regista, che è Davide Como, che c'ha un po' di impicci, quindi purtroppo in questi giorni non c'è, perché quella, per esempio, quella figura lì non c'era in sceneggiatura. Cioè non era, e voi avete colto in effetti una cosa che è proprio assolutamente artistica. Davide poi di solito la racconta anche in maniera un po' diversa. Ho notato che delle volte dà delle spiegazioni un po' diverse. Quella è stata, devo dire sinceramente, dal punto di vista produttivo, una concessione che alle volte si fa. Cioè, nel senso che poi in realtà era anche più presente, cioè noi abbiamo girato più scene con lei, poi alla fine l'abbiamo tenuta all'inizio, alla fine è chiaro che è una figura onirica, è una figura non reale, ok? Che tra l'altro quell'attrice che si chiama Angela Lello è un po' il, come si dice, il feticcio del regista, cioè questo giovane regista che si chiama Davide Como ha fatto i suoi primi cortometraggi sempre con Angela Lello, e mi ha chiesto proprio all'inizio di metterla dentro in qualche maniera, che perché per lui, sai, poi i registi hanno spesso delle loro, non chiamiamo fisse, perché non è una fissa così senza senso. Lui la giustifica perché comunque è un po' un angelo custode della bambina, di Caterina. È come se, anche se non si vede, come se fosse sempre vicino a lei. Addirittura ho sentito alcune volte, dice che potrebbe essere proprio l'alieno che lei sente con questo famoso imbuto che si è materializzato. Quindi a lui quella scena, per esempio la scena iniziale, quando appunto gli dà il disegno, mi piace tantissimo. A me non dispiace, sinceramente l'accetto, perché sono i famosi compromessi tra produttore e regista, però ecco, è più una giustificazione sua che è legata alla storia. Quindi vuol dire che siete stati attenti insomma, sia all'inizio che alla fine, perché poi di rimpallo, cioè alla fine. Una domanda invece, io è una curiosità, no? Tutto nasce da una da un tema, che è il tema in realtà della malattia mentale, no? La madre è malata mentale, dovuto probabilmente a tutta una serie di problematiche, ma in realtà poi emerge che anche il nonno
è in qualche modo, lui lo dice, no? Anch'io ho una debolezza, sono stato un debole, non sono riuscito, e tutto sommato non sono neanche io particolarmente normale, no? E questa cosa poi emerge anche dal fatto che la bambina è una bambina, sì, con una problematica reale che è la sordità, ma di fatto, insomma, questa fantasia, che è una fantasia che in realtà Opini alimenta quando parla anche con Don Giulio, no? Dice: io sì, lascio pensare che la fantasia sia una cosa positiva. Ecco, questa idea è nata da te come produttore, è nata dalla sceneggiatrice, è nata da un insieme di, per far sì che poi tutto il racconto avesse anche un senso di visione globale. Ma guarda, io anche questo, per esempio, l'inizio del film era una cosa che mi ero immaginata, cioè nel senso, magari non così, perché ripeto, io non scrivo, però l'idea che ho dato a Giulia Betti, appunto, noi volevamo raccontare un po', diciamo, anche i rapporti familiari, cioè quello che nasce all'interno di una famiglia con problemi, nel senso che è chiaro che, come si vede nella scena iniziale, la mamma, tra l'altro girata, non so se vi siete resi conto, l'abbiamo girata. Vabbè, forse non si vedeva, però era praticamente il primo giorno di set, pioveva, giravamo a Camerino. Voi capite che bloccare una strada con l'ambulanza, con le persone lì vicino, in un momento dove non usciva nessuno, dove c'era anche un po' di paranoia, nel senso di non si sa, e fare una scena di contatto, nel senso che Ah, poi sì. lei si butta per terra. È vero, facevamo i tamponi, tutto quello che ti pare, però cioè non c'era il vaccino, quindi noi non sapevamo, capito? C'era, io dico sinceramente, dal punto di vista proprio produttivo, ho temuto molto che succedesse qualcosa per cui il film non poteva andare avanti. Cioè io mi svegliavo tutte le mattine, stavamo in Milano. Tra l'altro noi, ecco, un'altra cosa abbiamo, io, siccome appunto c'era sta cosa che non si sapeva, poi gli ospedali erano pieni, c'era un sacco di problematiche. Io ho trovato un eremo vero, si chiama l'eremo di Muccia, e praticamente ho tappato, compreso Franco, ho tappato 40 persone, tutti dentro questo eremo, con no, di non uscire, no, chiaro che uscivamo, però almeno uscivamo insieme, cioè c'era l'idea di creare una comunità e Una dicevo, ragazzi, bolla, una certo. bolla, quindi. No, non, ci, non andate, che ne so, cioè, anche il sabato e la domenica rimanete qui e cerchiamo di cioè, se siamo arrivati, che nessuno ci aveva misurazione della temperatura, tutto quanto, ma sai, non essendoci il vaccino, c'erano tante, tante ansie. Quindi, chiusa quella, diciamo, quella parentesi, dico che il fatto appunto, dell'inizio di questa scena complicata, dove i bambini, scusami, vengono, sì, figli di lei, Figli. vengono dati in affido temporaneo, noi ci siamo anche informati un po' sulle modalità, nasce semplicemente guarda, molto semplicemente da un servizio che io vidi sulla Rai, non mi ricordo dove, un po' di tempo prima, dove praticamente dei bambini erano stati tolti alla mamma, non so se ve lo ricordate, c'era una scena drammatica dei vigili urbani che andavano davanti a scuola per fare un affido ad una famiglia, quindi sottraendo i bambini, questi due fratelli, erano due fratelli, proprio davanti alla scuola, con questi che venivano trascinati a destra. Mi sembrava una scena talmente forte che l'ho detto, ho detto ragazzi, io vi, cioè, se parliamo appunto che questi bambini devono essere affidati al nonno, non facciamo che ci vanno così perché Certo. hanno avuto un problema con la mamma, capito? Cioè, perché Certo. poi sai, il cinema va a raccontare delle cose, le prende da una L'estremizza, parte, certo. esatto. Addirittura io l'avevo pensata anche un po' più drammatica, devo dire la sincerità. Poi la sceneggiatrice insieme al regista
A me piace molto, è fatta così, cioè Sì, nel senso che sì, sì, sì. effettivamente è la mamma che viene portata via e viene fatto un TSO alla mamma. I bambini Buono. vengono strappati alla mamma, capito? Cioè, però il senso è sempre quello, cioè il Sì, fatto vengono che allontanati, certo, no? esatto, Poi è vengono interessante il allontanati. fatto Esatto, esatto. che si spostino in questo luogo diverso dal solito, in cui c'è questo nonno che in realtà non era conosciuto e che quindi devono scoprire. Ragazzi, avete un'altra domanda? Ah, c'è una domanda anche. C'è una. Beatrice, noi siamo così, abbiamo un telefono antico che. Pronto? Bellissimo. Pronto, Abbiamo una domanda dalle scuole, dalla sempre Scarpa Mattei, e sì. chiede, se posso chiedere, diventare un regista è complicato? Bisogna per forza andare all'università? Da Lea Putzebom. Grazie per la domanda. Allora, Lea, secondo me sì, cioè bisogna essere anche onesti, cioè fare il regista, guarda ragazzi, io ci ho provato una volta su uno spot tanti anni fa, ma ho detto ragazzi, proprio anche no. Cioè pur avendo visto centinaia di set e sapendo un po' qual è il lavoro del regista, poi io so che non sono in grado di farlo, non c'ho un tipo, posso anche aver provato, ci ho provato perché c'era anche un'esigenza, però è veramente complicato perché io, per esempio, da produttore do tantissima importanza alla regia. Va bene la fotografia, va bene la scrittura, ma il regista è veramente come dire, è proprio un accentratore e anche un risolutore di problemi, nel senso che tutti Esatto. vanno dal regista per capire se una cosa. E se il regista si blocca, ed era, lo dico sinceramente, un po' il timore che potesse succedere a Davide, il regista di Come Niente, che vi ripeto, ha fatto tre cortometraggi durante un'accademia e poi finì, lui si è laureato tipo, non so, a dicembre e a giugno si è ritrovato sul set con 30-40 persone dove non c'era aiuto regia, dopo io gli ho creato tutta una, come dire, un telaio, un Apparato. apparato intorno per cui lui si sentiva abbastanza protetto, ma se ci fosse lui adesso, dice sempre, insomma, in tanti incontri, è stata un'esperienza per lui devastante, cioè nel senso che a livello di stress, a livello di impegno, voi pensate anche al rapporto con gli attori. C'è un Esatto. ragazzo che non ha fatto mai niente, che si trova un mostro sacro che ha fatto insomma, dai Vanzina a Striscia la Notizia, a televisione, a quant'altro, che ha 70 anni e tu gli devi dire quello che deve fare. Cioè, capito? Cioè, non è proprio semplicissimo. Quindi il regista, ragazzi, non è solo quello che dice motore, azione, e poi. Perché se tu mi dici che allo stop è buona, per me è buona, però perché lo decidi tu? Se tu mi dici che devi fare un altro ciak, la responsabilità è la tua. Cioè tu devi capire effettivamente tutto il set se funziona o no. E guardate che è molto, molto, molto complicato. Secondo me bisogna studiare per arrivarci. Questo ve lo dico. Dico anche un'altra cosa, un po' contro non contro l'Accademia va bene, però non lo so, cioè io vedo che per esempio mi arrivano dei curriculum di ragazzi che hanno fatto, non so, 3 anni lì, 2 anni lì, la specialistica lì, 5, cioè troppo, troppo, cioè provate prima. Poi è un po' il problema anche in Italia, che magari i ragazzi arrivano a fare le regie a 35 anni, ma non è possibile. Cioè, dovete cominciare prima, sperimentate prima, appena finite il liceo oppure le superiori, mentre fate le superiori, vi informate, andate al cinema, fate degli esperimenti, eccetera. Poi, appena, non è che c'è solo il centro sperimentale, il CSC, dice, vabbè, non entro al CSC, invece no, sono delle altre scuole professionali.
e poi fate esperienza sul campo. Un po' dovete studiare, però, ragazzi, un po', però neanche tempi infiniti. Cioè, questa è la mia... Poi non so se voi siete d'accordo, però... No, no, io, guarda, sono piena... Io continuo a dire, ed è una cosa che con i miei colleghi più giovani sempre insisto spesso. La cosa importante è appunto applicarsi, studiare e sapere quello che è il linguaggio, perché spesso diamo per scontato che il vedere un film possa essere esplicativo per poi essere un bravo operatore, un bravo regista, un bravo direttore della fotografia. In realtà bisogna saperle le cose e, sì. E come diciamo sempre, l'aspetto che manca forse nella nostra scuola italiana è proprio quella invece che durante lo studio ci vuole la sperimentazione. Noi parliamo spesso, no? Le scuole di una volta, i licei artistici, gli istituti d'arte, eccetera, erano poco magari attenti all'aspetto culturale, erano molto più attenti all'aspetto tecnico. C'è stato poi un cambio di visione sotto l'aspetto tecnico, tanto che li abbiamo fatti diventare un po' tutti licei generalisti. In realtà la funzione dell'operatore, e non dico dell'operatore di camera, ma dell'operatore come il manovale, l'artigiano, attualmente manca, però è fondamentale proprio per, in particolare per il cinema. Un bravo elettricista è un bravo elettricista perché sa come funziona una cosa tecnicamente gestibile. Purtroppo adesso siamo un po' scadenti da questo punto di vista, non perché siamo scadenti, ma perché non gliene diamo abbastanza di possibilità di imparare sul campo. Ecco un po' questo, e quindi sono d'accordo con te, insieme allo studio ci deve essere anche la pratica. E penso che i ragazzi... Altra domanda. Pronto? Una domanda dalle scuole. Quanta esperienza avevano gli attori principali? Grazie. Allora, questa insomma è interessante perché... Per esempio, andiamo sul discorso, per esempio, della parte attoriale. Qualcuno mi chiede, dice, ma è più difficile fare l'attore o fare il regista? Non lo so, sono due professioni veramente molto complicate. Il regista forse anche di più, nel senso che ha tantissime responsabilità, e veramente il regista chiaramente di lungometraggi, di serie, cioè arrivare a un certo livello... è veramente complicato. Per esempio, gli attori di questo film erano, diciamo, la parte, diciamo, quella centrale, quella, diciamo, gli attori più grandi sono tutti professionisti. Franco Pini ovviamente ha un'esperienza, come abbiamo detto, lunghissima, però per esempio anche il prete Don Giulio e Andrea Bruschi, che ultimamente lo vedo, Andrea, siamo amici da... È un po' anche lui un feticcio mio, lo metto quasi sempre nei miei film, e l'ho visto sulla serie Iara, quella sul delitto appunto di Iara Gambirasio, e faceva insomma un bel ruolo insieme ad Alessio Boni, che è un altro mio carissimo amico. Andrea è un grande professionista, Victor Carlo Vitale è un grande professionista, un attore napoletano con grande esperienza anche di teatro. Quello che interessa, quindi diciamo 4, 5, 6, diciamo anche Federico Antonucci, quello che fa l'allenatore di calcio, adesso ha fatto un altro film bello sulla Rai, sono tutti attori professionisti. Le due ragazzine, questo è interessante, abbiamo fatto un casting, calcolate tutto online, perché non potevano nemmeno venire in presenza, voi calcolate che a marzo, aprile, maggio, la gente non si spostava, c'era zona... proprio blindata, quindi fare dei provini. Poi ovviamente queste ragazzine, cioè sono arrivate mi pare 600, 700 da tutta Italia, si chiamano praticamente dei self-tape, cioè praticamente anche fatti col telefonino, ma si fanno anche su film più importanti, cioè uno si registra la propria voce, la propria presenza, in un video col telefonino di 10-15 secondi e poi lo manda alla produzione.
Noi dopo aver visto tanti sparsi per tutta Italia, poi abbiamo, ci siamo concentrati sulle Marche, perché ci sembrava il minimo non fare spostare dalle altre regioni i minori, e abbiamo scelto queste due ragazzine, Valentina Bivone e Greta Meccarelli. Cioè una Valentina faceva appunto Greta, e Greta invece faceva Caterina. Queste qui sono, per esempio, quella ragazzina che fa appunto Greta, all'epoca aveva 14 anni, ne dimostrava molto di più, ma doveva fare l'esame di terza media, che ha fatto durante il semestre. Una mattina è ritornata all'eremo, quindi si è messa lì nella sua stanzetta e ha fatto, tra l'altro col massimo dei voti, ha dato l'esame di terza media. Allora avevano fatto dei workshop, delle robe con anche a Roma, a Milano, avevano fatto delle robe, soprattutto Valentina aveva fatto delle selezioni per Netflix, per una serie che poi dopo non ha fatto più. Quindi avevano questa, e hanno tuttora, perché io le sento sempre, hanno questa voglia di recitare, e il giudizio più importante l'ha dato proprio Franco, cioè l'attore più maturo, con più esperienza, ha detto sia a me, ma soprattutto a Davide Como, ha detto ragazzi, ci avete due fenomeni totali, cioè soprattutto la piccolina che ha 10 anni, cioè a 10 anni l'anno scorso, adesso ce n'ha 11, praticamente dava le battute a Franco, cioè gli dava, e lui si girava intorno e diceva, boh, io vabbè, sì, no, lo faccio. a parte il fatto, diciamo, un'assoluta, diciamo, padronanza anche del set, dal trucco al parrucco, ai costumi, cioè una capacità di cioè nessun timore, nessuna paura, quindi lei sapeva tutto a memoria, arrivava così, fosse naturale, insomma. I bambini sono così. Me è capitato altre volte su film importanti di vedere i bambini lavorare, quando becchi il bambino giusto tutto funziona in una maniera strepitosa. A me il fatto di, non avevo mai fatto film con bambini, almeno prodotto io, il fatto di avere e poi c'erano anche gli altri ragazzini che fanno i compagni di calcio, in realtà in sceneggiatura erano 8, poi in realtà non l'abbiamo proprio trovati, cioè non c'erano fisicamente, se non era possibile averli fisicamente, cioè, o facciamo Franco, capito, che faceva il bambino, cioè non riuscivamo a, queste sono cose che succedono, quando si fa un film. Poi chiaramente abbiamo cambiato la sceneggiatura, da 8 facciamo le partitelle 4 contro 4, invece girano in 3 intorno al campo da soli, perché poi in realtà non avevamo bambini. Certo. Fabrizio, noi ti dobbiamo lasciare, ci sarebbe piaciuto molto di più andare avanti, ti ringraziamo per la tua presenza, ci auguriamo di vedere nuovi progetti, perché siamo sempre curiosi, insomma, di seguire tutti gli andamenti dei nostri amici che diventano amici del festival. Ringraziamo anche la seconda SG. No, stiamo preparando chiaramente un altro film. Ecco. Che è già scritto, ho individuato, ve lo dico perché un regista che ha 22 anni, ma quindi è venuto pure ieri pomeriggio, che viene dalla scuola Holden di Torino, un ragazzo giovanissimo, ma che per me ha le qualità, anche lì è un rischio che ci prendiamo, certo, però ecco, speriamo di rincontrarci, magari io sono sempre disponibile per qualsiasi cosa volete fare. Ma infatti ti beccheremo, non credere in ostaggio. Ti teniamo in ostaggio, esatto. No, quando volete mi ritaglio un po' di tempo e per parlare con i ragazzi, quando volete. Grazie mille, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie mille, grazie ai ragazzi della seconda A. Grazie tanto. Buon lavoro e buona continuazione, buona, ci sentiamo presto. Grazie e buon festival. Grazie Fabrizio. Ciao.
Ciao a tutti, ricordiamo sempre le solite cose, ma che sono importanti. Seguiteci sui social, partecipate a tutti gli incontri che ci saranno. Ci saranno molti incontri. Voi sapete che gli incontri sono dedicati alcuni ai ragazzi delle fasce d'età a cui abbiamo fatto riferimento per i film. In realtà sono aperti a tutti, proprio perché in un'occasione come oggi aver incontrato Fabrizio ci ha permesso di aprire un mondo diverso, oltre al film anche l'aspetto tecnico, che diventa importante per chi vorrà fare questo mestiere o per chi vede da esperto, da appassionato un film e non sa che cosa ci sta sotto. Quindi vi salutiamo, vi ricordiamo che la prossima settimana si vota e le classi voteranno da 1 a 10, mentre gli utenti accreditati voteranno un solo film tra tutti quelli che hanno visto. Ringraziamo ancora tutti e buona giornata. Buona giornata.